Incontro questa mattina tra amministrazione comunale di Torre del Greco e Marine Litter. Una serie di progetti mirano a combattere l'accumulo di rifiuti presente sui nostri fondali. Due impianti depuranti sono già installati e in funzione nel porto torrese. Siamo a buon punto del nostro progetto che ha avuto abbastanza risalto sia in ambito regionale che in ambito nazionale. Abbiamo avuto il saluto da parte del ministro Costa che si è congratulato con la nostra ATI rappresentata da AICS, Comitato Provinciale di Napoli, dall'Assoutenti Campania, del quale faccio parte e sono vicepresidente nazionale, dall'Associazione di Volontariato Ippocampo e infine dal nostro media partner che è la cooperativa Giancarlo Siani. Nulla, è veramente entusiasmante questa iniziativa che stiamo portando avanti anche grazie al sostegno del FLAG Litorale Miglio d'Oro, del presidente e di tutta l'organizzazione amministrativa del FLAG. Speriamo tanto in una continuazione del progetto, perché il nostro motto è quello che qualcuno dopo di noi possa continuare questa bella esperienza e trasformare una economia circolare, noi ci abbiamo provato a fare un'economia circolare, in un'economia che possa sostenere anche l'operato dei pescatori. Cosa fanno esattamente questi impianti? I SEBIN sono dei secchi galleggianti che raccolgono in un diametro di circa 60 metri le plastiche galleggianti che si trovano all'interno dei porti, costituite per lo più da buste, da bottigline e da altro materiale plastico che galleggia all'interno del porto. E questo movimento saliscendi che provoca un vortice permette appunto di raccogliere la plastica galleggiante presente nel porto. In più, come abbiamo detto prima, abbiamo anche a nostra disposizione questi banner oleoassorbitori che cosa fanno? Raccolgono come se fossero una spugna l'olio galleggiante proveniente dai motori delle barche, delle imbarcazioni e di tutti i materiali comunque che si presentano sulla superficie dell'acqua. Marine Litter è un progetto che rientra nella strategia di sviluppo locale promossa dal FLAG Litorale Miglio d'Oro, che è un consorzio pubblico-privato di cui fanno parte i comuni di Porti, Cercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, assieme ad una compagine di soggetti privati, che in questo momento rappresenta il fiore all'occhiello dell'iniziativa del FLAG. È una buona prassi che noi stiamo cercando di valorizzare il più possibile, perché mette insieme istituzioni, soggetti del terzo settore ed operatori economici nella creazione di un processo virtuoso che parte dalla risoluzione di un problema, che è quello dello smaltimento dei rifiuti delle plastiche, fino alla costruzione di un meccanismo virtuoso che è finalizzato al riciclo di queste plastiche. Quindi per noi è un motivo di orgoglio il progetto Marine Litter, e stiamo già lavorando ad una variazione della strategia che possa implementare e supportare anche le azioni future di questo progetto. Qual è la partecipazione dell'amministrazione di Torre del Greco in questo progetto? Partecipa al 100%. Stamattina abbiamo avuto l'incontro, io ho partecipato in qualità di assessore con delega al mare per la presentazione di tutto quello che è stato fatto fino ad oggi e quello che c'è ancora da fare. È un progetto molto interessante che viene promosso dal FLAG, che riguarda la pulizia dei fondali del mare e l'attenzione alla risorsa mare, e noi ci aspettiamo praticamente anche come amministrazione di dare continuità a questo progetto e a queste attività, perché siamo una città di mare e una città del mare, il mare ce l'abbiamo dentro, è una nostra risorsa che va tutelata a prescindere, e quindi lo scopo di questo progetto, di questa attività, è proprio quella di salvaguardare questa nostra risorsa che è molto importante. Oggi con questa attività sono stati presentati vari progetti realizzati, che sono progetti di un grande valore economico e sociale e ambientale soprattutto. Abbiamo parlato anche della città, delle attività che questa città svolgerà l'11 aprile in occasione della giornata del mare, con tutte le associazioni che hanno promosso e voluto questo tipo di attività, e dove anche il comune è parte integrante, e quindi ci auspichiamo che tali tipi di attività vadano avanti per il bene della nostra città e del nostro mare.